anche questo. Noi di Alba Mediterranea abbiamo avuto in questi ultimi tempi grandi soddisfazioni relativamente ai video che stiamo realizzando, ma ci siamo accorti che in tutti questi 350 video circa che abbiamo realizzato manca quello più importante, e cioè quello che è la dichiarazione di identità, cioè chi siamo, cosa facciamo e cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. E quindi il video attuale è un video che è il nostro biglietto da visita e anche il nostro programma ideologico, culturale, esistenziale, morale e anche diciamo progettuale. La nostra identità dipende principalmente non dalle dichiarazioni che facciamo in generale, voglio dire, ma da quello che facciamo. È la nostra azione che identifica la nostra identità, e quindi nella nostra azione possiamo annoverare appunto questi 350 video, tutti i convegni che realizziamo, le conferenze, le manifestazioni varie a cui partecipiamo o che organizziamo, come ad esempio questa prossima manifestazione del 16 giugno a Roma contro il governo, contro le banche, contro Equitalia. Ma essere contro a me personalmente non è mai piaciuto, a me piace essere a favore, perché da tecnico mi piace costruire, è quella la visione che ho io, e quella che ha la visione anche Alba Mediterranea nel suo complesso. Tutti i nostri amici, aderenti e soci di Alba Mediterranea la vedono esattamente come me, cioè noi dobbiamo costruire, dobbiamo progettare e realizzare. E il nostro, diciamo, ideale di riferimento è l'uomo, la centralità della persona umana, la centralità delle sovranità e dei diritti che sono assolutamente inscindibili con l'identità della persona umana. E quindi questo è il nostro, diciamo, punto di partenza, il nostro fondamento. Da questa base poi indirizziamo tutta una serie di progetti che servono per poi portare la realtà dell'individuo da questa dimensione di sopruso e soverchieria costante oramai realizzata dai grandi poteri sia nazionali che internazionali verso un'emancipazione completa, verso la realizzazione dell'individuo come centro del potere e assoluto del potere. E quindi ecco, tutta questa nostra formula poi si estrinseca in una serie di azioni che vanno a beneficio graduale e momentaneo e contingente, ma anche diveniente dell'uomo.